Buongiorno a tutte, buon inizio settimana. Scusatemi il viso, la faccia struccatissima, che più struccata non si può. E niente, mi è venuto così di botto di fare un video perché pensavo ai minuti che io ho appena trascorso in balia del dolore, e parlo di dolore mestruale, quindi maschietti che non fossero interessati a questo video. Vabbè, metterò un titolo molto esplicativo, quindi se ci cliccate sopra a vostro rischio e pericolo. E anche ovviamente le persone non interessate a questo tipo di problema, a questo tipo di problematica. Niente, mi chiedevo se potete aiutarmi in questo senso. Di cosa parlo? Soffro di dolori mestruali atroci, dolori addominali o basso addominale, cioè dolori al basso ventre, insomma, all'altezza delle ovaie, e perché è lì che si concentra tutto, quindi il dolore parte da lì. Anzi, gli unici due metodi che ho trovato durante tutti questi anni in cui ne ho sofferto, che non sono stati in realtà all'inizio. Cioè ai miei primi cicli, ma dopo un paio d'anni dalla mia prima mestruazione, in pratica. Mi fa un po' strano parlare di cose così private, però. E vabbè, nulla, quindi dolori al basso ventre, fortissimi che mi impediscono di fare qualsiasi altra cosa, devo stare solo a letto a lamentarmi, a contorcermi per le fitte di dolore, quasi come se fossero dei crampi che si susseguono uno accanto all'altro senza tregua. E vi dicevo, gli unici due metodi che durante tutti questi anni hanno contrastato efficacemente questo tipo di dolori, facendomi stare meglio, facendomi ripassare, sono stati uno, la pillola. E per svariati motivi ho deciso di smetterla. Gonfiore, ritenzione idrica, cambiamenti di umore, cose brutte, insomma. E il secondo metodo è l'assunzione di Toradol gocce. Toradol è un antidolorifico anche abbastanza pesante, per farvi capire, viene somministrato alle persone che nel post-operatorio, magari che hanno subito traumi muscolari, ossei, o eccetera, eccetera. E quindi è molto, anzi troppo potente, ovviamente dipende dal dosaggio che si utilizza, da quante gocce si prendono. Io in genere tendo a prenderne nei limiti del possibile, anzi al di sotto dei limiti, ed è l'unica cosa che entro 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti a volte dall'assunzione mi fa passare questo maledetto mal di pancia. Io vorrei sapere se voi avete dei suggerimenti da darmi in questo senso, soprattutto se avete dei suggerimenti naturali. Per esempio, mi sono messa a cercare un po' su internet e ho visto persone che con degli infusi, delle tisane a base di non so che cosa, perché ne ho lette tante, chi utilizzava certe cose, chi ne utilizzava altre, non ricordo nemmeno i nomi, sinceramente. Trovavano dei riscontri positivi, avevano dei riscontri positivi. Io dubito che una semplice tisana possa calmare l'entità del mio dolore, perché io veramente mi sento morire in quei momenti. Cioè, è il dolore più grave e più atroce che io abbia mai accusato in vita, sentito in vita. E quindi ora sto bene, mi sono calmata, se interessa a qualcuno. Però io veramente non posso diventare dipendente da un antidolorifico pesante in questo modo, e quindi sto cercando dei rimedi naturali. Mi potreste chiedere: non fai una visita dal ginecologo? Certo che ne faccio. E infatti, quando ho smesso in passato di prendere la pillola, quando ho smesso in passato di prendere la pillola, vi dicevo,
e cambiando ginecologa, la nuova ginecologa mi diede una cura a base di magnesio e vitamina B2. Comunque mi diede degli integratori che si chiamavano Dismen e Magnesio Mag 2, di cui ieri ho visto pure la pubblicità in TV. E niente, però questa cura ha funzionato per i primi 2 o 3 mesi scarsi, e poi il dolore è tornato come e più di prima. Quindi non so veramente a che cosa appellarmi. Vi ripeto, se avete suggerimenti in questo senso, fatemelo sapere. Mi piacerebbe molto creare una discussione qui sotto, discussione nel senso di scambiarci pareri e consigli. E niente, buona settimana a tutti e ciao ciao.